per raccontare che cosa? Beh, naturalmente i miei errori, perché in una lunga vita, che auguro a tutti di arrivare a 60 ed oltre, naturalmente, in una lunga vita si fanno anche tanti, tra virgolette, errori, che io non considero errori ma buone esperienze, per migliorarsi sempre, per non mollare mai e per cercare sempre il modo di rinnovarsi. Ecco la parola giusta, rinnovamento. A 30 non siamo come eravamo a 18, a 40 non siamo come eravamo a 25, a 50 non siamo come eravamo a 30 e a 60 non dobbiamo essere persone che guardano al futuro, dobbiamo guardare al passato, vedere tutto quello che abbiamo combinato e combinarne di più grosse, se possibile.